avellino cattivo, un avellino determinato, un avellino che vuole riprendersi da un passo falso, da chi vuole riprendere i punti che ha lasciato per strada, un avellino che deve avere una cattiveria agonistica e una fiducia in se stesso soprattutto, molto importante e molto forte, perché chiaramente la partita di sabato dai due volti completamente diverse, un buonissimo primo tempo e una ripresa inguardabile. Può lasciare i segni. Pochi giorni fa qui abbiamo detto di perché può essere un cambiamento così radicale, no? Una risposta fisica, ho detto io, mi assumo le responsabilità e dopodiché però parlerò con i ragazzi. Ne abbiamo parlato molto, ne abbiamo discusso molto. Quella fisica non è venuta fuori da loro. È venuta fuori più quella mentale, quella paura di aver preso il gol subito e di non aver saputo reagire. E mi sento di dire che forse è la prima volta fatta così, in questa maniera, così forte. E quindi quella paura, quella tensione, spero che spariscano, perché facciamo il lavoro più bello del mondo. E per giocare a calcio non serve paura, serve gente che ha coraggio, che ha personalità e che lo vuole dimostrare con la grinta, col temperamento, con quello che serve. Con il cuore per giocare a calcio. E questo è quello che mi aspetto sabato a Trapani. Sì, partiamo il 21, quindi c'è il terzo portiere che andrà in tribuna. Siamo arrivati là. Io penso proprio di dirlo candidamente, non ho mai parlato né di emergenze né di difficoltà, anche se obiettivamente sono i riscontri numerici di ruolo che lo fanno. Perché alla fine chi gioca sono giocatori dell'Avellino e su quelli, quando ci sono delle mancanze, bisogna usare ancora qualcosina in più, dare qualcosa in più per il compagno che non è presente. Venendo alla domanda, recuperiamo Orea. Oggi si è allenato regolarmente con la squadra, è il primo giorno. Vediamo domani come reagisce, ma ha fatto tutti dei lavori graduali che lo hanno portato, anche ieri aveva fatto una parte con la squadra, quindi a dire che Orea è perlomeno a disposizione, poi non avrà la migliore condizione fisica o atletica, però è sicuramente sta bene, è a disposizione, si è allenato, ripeto, con il gruppo già i primi 2 o 3 giorni, sempre gradatamente, e oggi ha fatto tutto l'allenamento completo. Stanno giocando le ultime 2 partite, hanno giocato con il 3-4-3, 3-4-2-1, chiamiamolo così, con tre giocatori mobili davanti senza dare punti di riferimento, con 4 centrocampisti in linea e i 3 difensori dietro. L'hanno fatto, ho letto, per necessità. Non per convinzione tattica iniziale, però si sono trovati bene visto che hanno fatto dei risultati positivi, il pareggio di Ascoli, la vittoria interna con il Modena e quindi potrebbero riproporre quel sistema di gioco, anche se loro è sempre stato 4-3-1-2 che è quello che hanno portato avanti nelle partite precedenti. Noi l'abbiamo preparato sotto tutte e 2 le soluzioni tattiche, abbiamo visto i filmati, siamo stati in campo. Ho tardato per questo, perché tra filmato e lavoro sul campo, per prepararle tutte e 2 e indipendentemente da quello che partiranno, abbiamo cercato di prepararci, quindi dovremo essere sotto quell'aspetto tattico perlomeno pronti ad affrontarle. Ma Castaldo partirà dall'inizio e bentornato Gigi e non voglio caricarlo di responsabilità, vediamo la tenuta che avrà. Finché starà bene e sarà utile alla squadra, starà in campo. Poi se ci saranno dei momenti di difficoltà, come si potrebbe anche presumere che possono esserci fisici, visto che non gioca da 5-6 mesi delle partite ufficiali, beh, ci saranno dei compagni in campo pronti a subentrare. L'unica da vedere, mi risponde la signorina prima che mi sono dimenticato di aggiungere, è di verificare Mukuru, lo stato della sua condizione. Mukuru lo esamineremo domani, parte con noi e poi vediamo se potrà essere a disposizione o meno. Ma mi fa piacere che D'Angelo l'abbia fatta. Io dal primo giorno che ho parlato qui come presentazione della mia maglia, ma soprattutto quando parlo dove voi non sentite, è la cosa principale che io chiedo ai miei calciatori. Non è retorica per me sentire la maglia, non è retorica di doverla avere addosso 24 ore al giorno e di sapere che dobbiamo rispondere a una società, ma soprattutto a una comunità, che l'Avellino è il patrimonio di tutti i suoi tifosi e ce ne sono tanti in tutta la provincia e non solo. Credete
Io questo concetto non c'è settimana, potrà essermi scappata una, due, ma di fondo non c'è giornata che o alla ripresa o il giorno della partita o tutti i giorni non ricordi questo. E nel mio primo discorso proprio della squadra è la prima cosa che ho incentrato, né la tattica, né la tecnica, né nulla di tutto questo. È la differenza tra un giocatore che gioca a calcio perché fa il suo lavoro e un giocatore che fa il suo lavoro mettendoci il cuore. Questa è una differenza sostanziale che porta ad avere un rendimento, secondo me, molto più elevato nel momento in cui lo affronti con la seconda parte, non solo del professionista, ma del professionista radicato, attaccato alla maglia. Sinceramente, per come ragiono io, è indifferente, anzi. A me piace giocare con l'apporto di tuoi tifosi. La curva sabato fino al 94esimo mi sembra che abbia sempre e costantemente incitato la squadra. Poi giusti i fischi che ci siamo presi, strameritati. Poi se dalla tribuna magari qualche fischio in più prima, ma il cuore, diciamo, della tifoseria sicuramente ci ha aiutato. Loro hanno fatto il massimo. E quindi io dico sempre alla fine che non ci può essere un discorso giocare in casa o giocare fuori, perché se giochiamo con paura è sbagliato giocare in casa, allora è sempre meglio da giocare fuori, ma poi non è possibile. Quindi in casa sai che è la tua casa, dove basta poco, basta una giocata, basta una corsa, un contrasto per incendiare questo pubblico che ti vuole bene. Perché vogliono bene sicuramente all'Avellino Calcio e questi oggi, fino ad oggi ci sono queste persone che fanno per l'Avellino Calcio. Quindi sicuramente vogliono bene e io ritengo che solo l'unità poi di intenti li aiuti, perché altrimenti è più complicato. Però se un calciatore non ha la personalità e ha paura di giocare a pallone, vabbè, deve cambiare mestiere.